Mi dispiace lasciare i miei amici così. So che si arrabbieranno, ma da solo non posso fare niente. Devo andare a cercare aiuto e so esattamente dove trovarlo. Bene, bene, bene. Ecco qui i miei sudditi. Siete contenti, miei sottoposti, che sono tornato? Sì, certo, come no. Cosa hai detto? Niente, niente, siamo tutti assolutamente molto contenti di riaverla qui fra noi, vostra temerarietà. Lo credo bene, anche se mi avete deluso tutti molto. Mi avete voltato le spalle dopo tutto quello che ho fatto per voi. Ma veramente? Silenzio, come osi contraddire il tuo re? Tranquillo, Rapto, tranquillo. Io non mangio nessuno, forse. Tutti possono esprimere il proprio parere. Grazie, volevo dire... Silenzio! Ora, miei cari dinosauri, le cose dovranno cambiare. Non accetterò più insubordinazioni di nessun tipo. Spencer! Ciao, capo! Mio caro Spencer, tu che sei così saggio, dimmi un po', cosa dovrei fare con voi che non vi siete comportati bene con me? Darci un premio? Ma cosa... Calma, calma. Un premio direi proprio di no. Ma vi siete meritati qualcosa che inizia comunque con la lettera P. Una P... Una piscina! No! Una pu? Una puleggia! Ma no! E cosa diavolo è una puleggia? No, una punizione! Maledizione, Spencer, una punizione! Cavolo, c'ero quasi! Posso riprovare, capo? Mi piaceva questo gioco! Non era un gioco, ora basta, Spencer! Adesso farete esattamente quello che vi dico. Salite uno a uno sull'altro e costruitemi una torre di dinosauri. E perché? Perché lo dico io! Rapto, costringili! Subito, mia immensità! Forza, voi altri, uno sopra l'altro! O supercappero! Oh, ci volevano proprio queste vacanze. Mi sto decisamente rilassando. Sento il rumore del mare, prendo il sole e sono nella pace più serena e tranquilla. Chissà cosa staranno combinando i miei amici. Di sicuro si sono inventati qualche buffo gioco da fare tutti insieme. Frencio! 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 Cosa c'è, Spencer? Non vedi che sto cercando di rimanere in equilibrio? Sì, ma mi stai schiacciando la fascia! Hai la zampa sul mio muso! Oh, scusa, non me ne ero accorto! Mi dispiace, è che questa cosa che ci sta facendo fare Tyrannokin mi sembra proprio una gran cavolata! Aiuto! Qualcuno ci aiuti! Che pace, che tranquillità che c'è qui! Kikiriki, che giornata, il sole splende forte, kikiriki, è già di qui alla fattoria, kikiriki, pulsa via. Ma cos'è questo rumore? Chi c'è? È qualcuno che canta in mezzo al mare? Ehi là, c'è qualcuno là? Chi sei? Hai bisogno d'aiuto? Sì, 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 salve, io mi chiamo Strazio, mi sono perso, avrei bisogno di un passaggio. Come ti sei perso? In mezzo al mare? Sì, i miei amici mi hanno messo su questa cosa e mi hanno spinto in mare, dicendomi vai, vai, segui la corrente, non ti preoccupare. Non mi sembrano molto amici. Ma no, mi vogliono bene, volevano farmi rinfrescare un po', solo che io non so nuotare. Ok, aspetta, fammi cercare una corda. Tu afferrala quando te la lancio, così puoi salire a bordo. Anche se forse non ci stiamo sulla mia barca, forse è meglio che ti traino. Ok, capitana. Ecco, prendila.
Grazie, capitana, per avermi salvato. Io sono Strazio, tu come ti chiami? Io mi chiamo Carla Tauro. Ma da dove vieni? Vengo da una città chiamata Dinolopoli. Non la conosco. Oh, è bellissima! Dovresti vederla! Ha un sacco di palazzi, di strade, di finestre, di porte! E ci sono anche un sacco di palazzi, te l'ho già detto? Sì, deve essere bellissima, ma non ho capito, perché ti trovavi su questa zattera? Siccome io combinavo un sacco di disastri in città, un giorno i miei amici, per tirarmi sul morale, mi hanno detto: vieni Strazio, andiamo a fare un giro al mare, vedrai che ti diverti. Mi hanno messo su questo legno e mi hanno spinto al largo. Ok, forse credo di aver capito. Ragazzi, io mi sento un po' schiacciato. Ragazzi, state fermi, non vi muovete. Non dovete neanche respirare. Siamo qui in un equilibrio assolutamente precario. Ma io non mi sto muovendo, sono assolutamente immobile. Sono fermo. Oh, streghetta, scarlico. Cado. Aia, che male alla schiena, che dolore. Io non mi sento più il naso. Ma tu non hai il naso, Spencer. Ah già, è vero. Vabbè, non mi sento più la punta del muso. Siete proprio tutti dei buoni a nulla. Non sapete neanche svolgere un semplice compito. Sapete solo deludermi. Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. Non si può andare avanti così. Dobbiamo andare a cercare Carla. Ma come possiamo fare? Siamo di nuovo i prigionieri di Tiranno King. Uno di noi deve andare in volo a cercarla. Noi siamo gemelli, siamo due. Se stiamo attaccati non si accorgerà mai che manca uno di noi. Va bene, questa forse è una buona idea. O meglio, è l'unica che abbiamo. Dobbiamo solo trovare un modo per distrarre lui e Rapto. Io avrei già una mezza idea, anche se so già che me ne pentirò. Spencer! Dimmi, Frencio! Potresti fare come al solito e distrarre Tiranno King e Rapto raccontandogli una delle tue bellissime famose barzellette. Sì, le barzellette! Ci penso io, andate tranquilli! Sì! Ecco, lo sapevo, mi sono già pentito. Speriamo che funzioni almeno. Ciao, capo! Cosa c'è, Spencer? Visto che non siamo riusciti a realizzare la torre come volevi, avevo pensato di allietarti con una barzelletta super divertente. Una barzelletta? Molto bene, te lo concedo. Ma vedi di non dilungarti come al tuo solito. Lo sapete qual è il colmo per un cane? No. Non avere le scarpe! Ah no, aspetta, mi sa che non era così. Forse essere nato con la camicia. Ah no, ma com'era? Non era proprio così. Spencer, maledizione! Ragazzi, il video di oggi è finito! Non dimenticatevi di farci sapere se vi è piaciuto! Iscrivetevi al canale cliccando qui, oppure qui per vedere tutti gli altri video dei vostri giocattoli preferiti! Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!